Salve onorevoli Valiri, eccoci qui, un nuovissimo episodio, siamo su Il Signore degli Anelli, la battaglia per la Terra di Mezzo. Come sempre io sono l'Arax di Cormaris e nello scorso episodio ci eravamo lasciati. Non avrà pace finché Rohan non sarà ridotta in cenere. Dicevo, ci eravamo lasciati con la conquista dell'Ovestfalda e ora dobbiamo continuare con i nostri amichetti e prendere l'Estmet o l'Ovestmet. Direi che andiamo più verso l'Ovestmet, questo anche perché ci dà più punti e in più entrambi sono a lato 5. Quindi con una bella cavalcata come solo noi sappiamo fare, buttiamoci in questa magnifica battaglia senza perdere troppe robe o perderci in troppe chiacchiere. La più vasta regione di Rohan ospita le città e le fortificazioni più imponenti del Riddermark. Se questi insediamenti cadranno, i rifugiati si conteranno a migliaia. Direi che comunque si conteranno a migliaia i rifugiati quando ci sarà la battaglia. Tutte le forze di Isengard. Oh, guarda. Oh, che bello! Rohan deve resistere. Che bello! Qui l'unico problema grave è che non posso selezionare con sicurezza tutti quanti. Ok, pare di sì che li ho selezionati tutti quanti, perché è una rottura di coglioni che quando provo a raggrupparli diventa fastidiosissimo portarli dentro. Quindi ora, prima di tutto, ci piazziamo qui e sicuramente vediamo di aggiorna mura a stendardo a mura. Che inutile, porco giù. 50 corazze e 125 danno. Sì, potrebbe essere utile, però. Struttura difensiva, torre da battaglia, vai così. Ok. Le scale propriamente non ci servirebbero nemmeno molto. Io ho fatto già una cagata paurosa. Ma non ora, mio piccolo Murloc, perché devo costruire prima le fattorie. Però va bene, ci accontentiamo. Che vi succede, ragazzi? Se la distruggo. Ok, sì, me le ridà più o meno. Non credo me le abbia ridati tutti. Però insomma, iniziamo con un bel deficit. È questo quello che ci piace. Iniziare con deficit irrecuperabili. E a questo punto siamo costretti anche ad andarci a fare una bella passeggiata. Poi non so perché così è iniziato a piovere. Felice del fatto che ora hanno messo le cittadelle, quindi ora le abbiamo sbloccate. Se non fosse per il fatto che ora abbiamo il problema. Dicevo, abbiamo il problema che ora pragmaticamente credo ci troveremo nella situazione in cui i nostri nemici riusciranno o inizieranno ad attaccarci con cattiveria, con armi d'assedio. Ok, distruggiamo pure quest'altro, anche se vi dirò in realtà non saprei, forse i warg ci conveniva lasciarli così ci fanno da difesa in caso arrivano i nemici, ma non ne sono pragmaticamente sicuro. Quindi, a parte questo, mi puoi costruire anche le scuderie di Rohan insieme. Ma potremmo mettere tutti e tre gli edifici una volta tanto, non ha senso che facciamo così tanto i braccini corti. Poi un bel avamposto qui nella conca non sarebbe nemmeno malaccio, non sarebbe nemmeno malaccio. Cioè, come costo zero e non me lo fai costruire, mi prendi per il culo. Ah, costo 600, perdonami, me l'avevi calcolato malissimo. Aspetta che qui c'è un altro, quindi prima la fattoria assolutamente, absolutely, detto in maniera inglese decisamente e totalmente pessimo. Oddio, che palle che siete voi, lancieri di merda. Porco Giuda. Ma la porta è aperta? Vabbè, ma tanto si chiude automaticamente, no? Si chiude automaticamente, no? E lì purtroppo perderemo come sempre un bel po' di truppe. Ma ne siamo costretti. L'unica cosa positiva è che credo che comunque li abbiamo sterminati in linea di massima. Vero? No? Siamo a 46, credo che qualche petta l'abbiamo persa. Ma suppongo che magari l'abbiamo persa principalmente per... come si dice, per quando abbiamo costruito, diciamo, perché alcuni si sono fiaccati fondamentalmente. Ok, qui innegabilmente mi serve un'altra fattoria. Sì, anche perché loro vengono da qua e vorrei evitare di continuare a girarci un po' intorno.
Allora, il livello di Eomer aumenta di 1. Una parolina, ragazzo mio, una parolina. Mica è così tanto facile farlo salire di 1. Ne produci una, ma non credo serva oggettivamente. Credo che ci bloccherà alla fine. Sì, appunto, siamo già al massimo, quindi credo che ci bloccherà. Campo di addestramento di Rohan, per quanto mi avete detto nei commenti che serve per sbloccare frecce infuocate, comunque non credo lo userò più di tanto. Quindi qui assolutamente mi costruisci una bella torre. Facciamo attenzione. Per il resto i ragazzi spero che ora saranno un po' più pragmatici e attenti alle cure. Abbiamo 85, no, non possiamo crearne, decisamente no. Quindi aspettiamo di curarci totalmente e andiamo a fare un po' qui visita. Forse è conveniente iniziare a mandare Eomer da solo per fargli fare mezzo livello, perché mezzo livello, ragazzi, è veramente tanto, 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 tanto. Non è affatto una cosa da poco. Potente struttura difensiva, scocca frecce contro i nemici. Me lo auguro vivamente, onestamente. Ok, allora ci spostiamo di qui, che abbiamo detto no, prima di qui. Che qui possiamo costruire un'altra bella fattoria, anche aspettando che aumentino di livello. Quindi per il momento non possiamo fare nient'altro che temporeggiare in questa zona, anche perché qui non mi sembra affatto malaccio per tenere le difese. Anche se, quasi quasi. Un'altra fattoria qua non è che mi dispiace. Ah, ma ce ne abbiamo un'altra posizione qui, ma dimmelo prima, amico mio. Attenzione, ci sono dei worg qui vicino. Chi se li incula i worg? Li lasciamo lì perché questo ci permetterà in assoluta tranquillità di tenere la zona difesa, perché non credo che i nostri nemici potranno prendere i worgen. O quantomeno gli insediamenti con i worgen. Credo più semplicemente saranno costretti anche loro a ucciderli, quindi laddove possibile li rallentiamo. Qui mi piazza a questo punto un'altra fattoria, tanto non credo mi serva molto altro. Ok, chiaramente mi inizia a spammare roba inutile. Ma sai cosa? Qui mi sali e me lo distrugge a questo punto questa falegnameria. Non voglio avere rotture di coglioni, soprattutto così vicino. Ok, ammazzate questi luridi cani bastardi. Ok, giusto per guadagnare qualche risorsina in più. Qui non sono picchieri, non sono picchieri, sono picchieri. Fantastico. Non c'è nulla di più bello. Qui mi costruisci un'altra torre difensiva. Qui a breve me ne costruisci un'altra. Qui un'altra bella fattoria. Ok. Però sta funzionando, eh. Sta funzionando, fermi tutti che sta funzionando. Cioè, tutto sommato, uno alla volta li stiamo schiacciando. Effettivamente servirebbero. Sì, questi il tempo che fanno il giro noi ce li mangiamo a colazione, fondamentalmente. È quello lo scopo. Per questo ci servono più possibile di unità. Cioè, unità, di torri. Ok, anche perché poi per passare devono andare per forza per l'entrata, quindi chi cazzo vi si incula, ragazzi, chi cazzo vi si incula. Per ora voi temporeggiate qui, così appena abbiamo un po' più di risorse. Qui costruiamo anche un altro, tanto chi se lo incula veramente. Sono morti tutti? Non so se si stanno preparando un assalto finale. Ragazzi, il fosso di Helm è un po' più in là, non vorrei iniziarlo quando è il momento, magari non lo iniziamo subito, eh. Ecco, volevo giusto avvisarvi di questo. Ora troviamo i lancieri dietro che ci aprono il culo. Madonna, sono belli belli ponderati, ecco. Belli belli ponderati. Ok, però per il resto abbiamo fatto il nostro più che sporco lavoro. Sì. Un altro bellissimo tappetino di orchetti. Come si conface nelle migliori storie. Ora ci spostiamo di qui. Innegabilmente qua mi sento che un'altra torre me la costruisci, quantomeno per difendere la nostra fattoria, perché se passano, dubito fortemente siano così intelligenti da fare il giro largo, ne faranno uno stretto e noi quantomeno saremo protetti. Qui mi costruisci quindi il famoso accampamento e ci spostiamo
più avanti. Oddio, no. No, 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 perché dovevo costruirlo ora? Omer, nel momento in cui scendi da cavallo, così almeno non hai strani cosi. Ok. Ok. Abbiamo ammazzato uno solo. Wow. Questo sì che è un bonus. No, 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 che morte. Vai via. Vai via. Vai via. Nel momento in cui prendi un cavallo. Vai via. Andiamo via. No, vai via, porco Giuda, Omer. Vai dentro. Tutti dentro le mura. L'abbiamo portato al 6 con uno spicchio di vita. Non so nemmeno come abbiamo fatto, ma ha funzionato, ragazzi. Ha funzionato. Tutti dentro le mura, ne sarei veramente grato. Ma il cancello lo chiudo io. Sì, chiudi, chiudi, chiudi. Grazie. Lei è molto buono. Ok, costruiamo un'altra cazzo di torre. Porca puttana, sti lancieri di merda che escono da tutte le parti. Ma se io tipo ad esempio gli riapro le porte, loro tornano indietro, no? È quella la logica. Tenebra ricopre le nostre terre. No, la tenebra ricorre, ricopre i porchi di puttana Eva che non sei. Ecco, ecco cosa ricopre. Perché Eva puttana vivi un compito e l'hai pure fallito. Ok. Qui se lo sono mangiati, perfetto. L'ultima sacca di resistenza è stata battuta. Quindi qui, altra torre assolutamente. E vi spostate qui, gentilmente. Bene, però questo fatto che magari sarebbe utile un'apertura automatica delle porte. Mi chiedo come cazzo hanno fatto a non pensarci. Porco Giuda. Oh, 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 qui. Qui, chiaramente, fattoria. Fattoria. Come gli stermini questi stronzetti. Ma sì, ma una terza fattoria non ha senso tenere altre forme di resistenza, diciamo così. Tra l'altro abbiamo completato già tutte le cose. Sì, ma allora andiamo in carica verso la fine. Tanto qua, pur volendo, pure se provano ad avvicinarsi, vengono mangiati dal fiume di frecce che gli vomitiamo addosso, fondamentalmente. Loro sono problematici. Dobbiamo sperare che il prima possibile li ammazzano le torri. Però sì, il fatto che abbiamo... No, 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 via, 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 grazie. Grazie, andate ad attaccare lì sopra. Ne sono molto felice. Grande, ragazzi, bravi. Ok, ammazzati uno sti stronzi di merda. Ogni 3 secondi iniziano a cagare i coglioni. E mi costruisci la porco Giuda di fattoria. Ok. Dai. Fate un bel tappeto. Costruisci. Sì, giusto in tempo. Perfetto, guarda qua. Un bel tappetino di orchetti morti. Non c'è nulla di più soddisfacente. Nulla di più soddisfacente. Mi dai assolutamente questo. Era ora di sbloccarlo. Un incantesimo estremamente utile. Quando lo inizieremo a usare, praticamente non inizieremo a fare a meno. Anzi, dovremo programmare gli attacchi in base a quanto quell'abilità rimarrà libera. Fondamentalmente sarà quello lo scopo. Ok. Come il nostro castello è sotto attacco. Le nostre forze sono sotto attacco. Come le nostre forze? Che cazzo stai dicendo? Cosa cazzo stai dicendo? Non capisco di cosa stai parlando. Ah, ma sono un gruppo di arcieri di merda. Ma vaffanculo, dai. E io che ti stavo pure dietro, e capisci, stronzo? Dai, toglimi sti rincoglioniti. Cazzo, ricostruisci questi, lasci 3 secondi. Due balestrieri di merda. E subito iniziano a costruire e colonizzare. Quanto cazzo fate schifo, porco Giuda. Qui giustamente mi stanno prendendo pure la nostra capanna. Ok. Subito, dai, 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 dai. Che cura pure il livello 2, vaffanculo. Ok, grande. Non dirmi che ora mi si risblocca da zero.
Possiamo sforzarci? Oh, vola su. È ora di volare su. Quantomeno le fattorie rallentano la distruzione. Questa è l'unica cosa effettivamente utile di cui possiamo godere. I lampi, porca puttana, non sono lampi. Sono effetti di un... cioè, sono i rimasugli di un rave, probabilmente. Ok. Caricate dritto per dritto. Perfetto. Caricate dritto per dritto di qua. Ah, ma avete ripreparato l'esercitino. Ma che carini che siete. Guarda un po', siete proprio dei bijou. Mangiatevela a colazione, questi duri di orchi di merda, dai. Allora, l'accampamento a questo punto posso supporre con tranquillità che si trovi da qualche parte lì a nord. Chiaramente. Queste fattorie ci servono, come sempre, per creare fondamentalmente degli scudi. Non per altro. Quindi, ma mi distruggi quest'altro gruppetto qui? Ok. Io preferirei un attimo scendere qui giù, prima che mi inizino a infastidire troppo gli altri accampamenti. Poi non so perché loro reclutano questi qui, che fondamentalmente sono di sé per sé inutili, cioè non hanno per nulla una grande utilità. Anzi, sono veramente beceri. Però è utile trovare questi schieramenti perché ci permettono con tranquillità di farci aumentare di livello i nostri amichetti. Ok. Qui è tutto sotto controllo alla fine. Ammazziamo questi altri stronzetti di merda. Ma ragazzi, dai, non rimanete sotto la pioggia delle frecce. Reagite un minimo. Tra l'altro bellissimo l'occhio che sta provando in tutti i modi a rallentarmi in maniera, da dire, molto fallimentare. Perché se si hai sotto l'influenza dell'occhio, hai dei malus che ricordi io. Ok. Ok. Perfetto. E ora mi distruggi tutte queste cazzo di tane di merda. Non credo che il bosco elfico possa crearlo in questa zona. Però ad ogni modo noi ci stiamo anche largamente divertendo. Mi stanno per ammazzare gli arcieri, effettivamente. È un po' fastidioso questa tecnica che stanno usando. Però tutto sommato dovrebbe andare bene. Il bosco elfico a breve si sblocca. E comunque dovrebbe bastarmi. Sì, puoi... vabbè. Niente, abbiamo perso l'unico gruppo di arcieri che avevamo. Non che fosse qualcosa di così importante. Però insomma, se potevo evitare di perderlo, avrei preferito. Qui purtroppo non lo possiamo evocare, perché appunto siamo sotto l'influenza del coso. Però speriamo che a breve, con la distruzione del tutto, riusciamo anche abbastanza tranquillamente ad avanzare. Anche perché teoricamente, come ho detto ragazzi, una volta che voi avete creato un esercito, ve la letteralmente chillate in tranquillità per sicurezza. Sì, abbiamo fatto tutti i bonus possibili e immaginabili. Ok, se non vediamo altre truppe venire da zone a noi ignote, teoricamente, con tutta tranquillità, possiamo dire che il nostro stacco è stato abbastanza veloce e rapido da impedirgli di creare altre noiose strutture in giro per la pappa. Come vedete, pian piano, ragazzi, il tempo che rinfresco un po' la memoria, e qui si riprende con assoluta tranquillità il possesso dell'intere, di tutte le strategie. Yay. Quando avete quelle rovine, perché volete creare l'avamposto grande, ok? Valore e onore hanno prevalso in questo giorno. Ah. Punteggio, come sempre, più o meno abbiamo quello massimo, perché abbiamo fatto tutti gli obiettivi bonus. Anche se poi questo punteggio totale non so nemmeno a che cazzo serve, credo sia giusto una roba fatta così totalmente a caso, un po' residuo dei cabinati, no? Del resto, come vediamo, i nostri amichetti rimangono tutti belli in riga. Abbiamo Lazio, abbiamo pure una correzione, pardon, perché effettivamente avevo totalmente letto male. Ora il punto è andarsi a ricordare quello di cui avevo sbagliato. Porco Giuda. Giuda porco. E Scorpus. Perdonami, Ricky. Ma è Sco.
Rpus. Ecco qui. Correzione fatta con tranquillità. Ok. Ora credo che ci sia la battaglia con Merry, Pipino e tutto il resto. Gli hobbit catturati sono in grave pericolo, lontano dai loro amici. La loro unica speranza è rappresentata dai guerrieri di Rohan. Ai margini della foresta di Fangorn, signori. Tanta roba. Poi dovremmo prendere anche... Qui tra l'altro c'è l'esercito degli elfi. E beh, chiaramente gli eserciti degli elfi si apprestano verso il fosso di Helm. Chiaramente anche loro sono in marcia. Anche se c'è da dire che tutto sommato... Gli Uruk-hai, anche loro si sono bellamente rintanati un attimo nella zona di Isengard. Noi invece credo che prendiamo 1-2. Sì. E poi iniziamo a scendere. O più semplicemente seguiamo sempre gli atti, atto 5, atto 6, seguiamo quella logica. Ma ora direi che rispondiamo un attimo ai commenti, visto che abbiamo iniziato da Ricky, continuiamo con Ricky nel dire che lui mi chiede più che altro che senso abbia conquistare territori che aumentano risorse se alla fine li andremo a conquistare tutti. Beh, questo effettivamente ha la sua logica come commento, ma più che altro credo che, nonostante detto che sono tutti alla stessa difficoltà, onestamente non credo, perché ora già vedete l'atto, tutti questi territori che abbiamo fino ad ora conquistato, sì, magari è la stessa difficoltà, però non ci sono le meccaniche aggiunte, ecco. Perché fino ad ora tutta questa zona era sempre atto 2, atto 2, atto 2, quindi avevamo accampamenti. Ora, appena siamo saliti di atto 5, abbiamo avuto l'avamposto con tutte le mura, la possibilità di costruire le torri, gli stendardi sulle mura. Insomma, è il livello in più, cioè ora per attaccarci, come vedete, non servono più semplici orchi. O comunque semplice fanteria per buttare giù quelle mura, tutto sommato hai un esercito enorme da macellare sotto le mura, o più pragmaticamente hai una delle macchine d'assedio. Quindi fondamentalmente è questo il gioco, nonostante magari, cioè questo è il ragionamento che ho fatto, nonostante magari la difficoltà è la stessa, comunque alla fine le regioni le prenderemo tutte, seguire gli atti ci permette pian piano di evolverci con le meccaniche. Mettiamo caso che ora io... L'Ovestfalda non l'avrei presa semplicemente perché avevi 10% di risorse. Prendevo l'Ovestmet, l'Estmet, utilissime, ok. E qui magari abbiamo la fortezza. Qui pure si ritornava quindi a prendere l'Ovestfalda, dove dovevamo semplicemente di nuovo lì con l'accampamento, senza mura, girarci intorno. È una cosa secondo me un po' non logica, ecco. Cioè più che altro non perde un po' di continuità, non si va man mano a salire con le tecnologie, le invenzioni, cioè quella partita con tutte le tecnologie, poi torni con quella dove non hai un cazzo e malapena le mura, l'accampamento. Invece rispondendo a Tommy, ti ringrazio per i commenti, rispondendo a Giovanni, mi dispiace che tra 2 giorni tu inizi il lavoro, credo a questo punto, mi dispiace tantissimo. Purtroppo la serie, come vedi, la sto pubblicando un giorno sì, un giorno no, ma più che altro per evitare di oberare troppo il canale, fondamentalmente, degli stessi cosi, degli stessi giochi, perché magari chiaramente a te è la tua serie preferita, per altri magari un po' meno, però dai, tutto sommato quello che ci possiamo dire è che bene che vada, comunque come vedi i video li sto facendo molto più brevi, sempre sulla ventina di minuti, mezz'oretta, tranne chiaramente quando ci saranno le battaglie che lì veramente piegheremo ore, però a parte quello, comunque spero che riuscirai a trovare una mezz'oretta nel giorno per sistemare almeno un momento di pausa e vedere un bel video, veramente. Adesso ti ringrazio veramente tanto se lo fai, significa veramente che ti piacciono tanto. Invece rispondendo a Broca che mi chiede qual è il musica che uso all'intro del video, non ne ho la minima idea, un intro che ho fatto ormai più di 4 anni fa, non ne ho proprio idea, non mi ricordo minimamente. Tra l'altro bellissimo che Plinius scrive il commento e dice: dov'era Gondor quando cadde l'Ovestfalda? Dov'era Gondor quando i nostri vicini ci hanno circondato? Dov'era Gondor? Grande frase. In seguito, rispondendo a David, che evidentemente un po' l'aveva accennato all'inizio del video, sul fatto che gli arcieri diventano potenti una volta sbloccati... Perdonatemi, una volta sbloccate le frecce di fuoco,
Potevo sbloccare in questa partita, però preferirei, ho evitato fondamentalmente di farlo per non rimanere mezz'ora rinchiuso dietro le mie mura, aspettare che si facevano le risorse o comunque anche a potenziare i soldati, oltre al fatto che semplicemente non potevo farlo perché ci servono altri punti di comando. Magari i prossimi punti di comando li vorrei un po' investire in qualche arciere quantomeno. E per quanto riguarda il bug che hai segnalato, del fatto degli scudi, che ha detto che quando si equipaggia l'armatura pesante spesso gli scudi non si possono mettere, non ho idea, ne ho avute difficoltà nello scorso episodio, ma più che altro perché, come avete visto, mi ero dimenticato di sbloccarli fondamentalmente, cioè ci sono unità in produzione, non si sbloccano gli equipaggi, cioè gli potenziamenti, quindi era un po' quella la rottura di coglioni, ma poi alla fine, come anche avete visto, se ci fate caso, vedete ora che i nostri cari cavalieri hanno gli scudi, non sul cavallo, ma loro equipaggiati. E per quanto riguarda la risposta a Toby, che ci dice che effettivamente l'Ovestfalda era il primo, possiamo dire, la prima zona dove lui andava, perché effettivamente sì, è quella proprio più basilare, questo si ritorna un po' anche al concetto di Ricky, anche credo che gli obiettivi man mano cambieranno e diventeranno sempre magari un po' più complessi e articolati del semplice costruisci sei fattorie, per dire, o altra roba. Quindi proprio per quello preferisco muovermi in quella zona. In seguito, per quanto riguarda il tuo consiglio, Toby, l'Esmet, come vedi ce lo siamo fatto, e sì, carina la meccanica che ci siano dei warg in giro, però pensavo qualcosa di più interessante, a essere onesti. Per quanto riguarda la questione delle picche, sì, chiaramente sono contro le picche, meglio fanteria barra arcieri, però bene o male, per quanto diciamo che mi sto abituando al fatto che ogni tanto spunta una picca in giro e rompe i coglioni, ma tutto sommato troviamo sempre un modo per sterminarlo. E in seguito apprezzo anche il fatto, come giustamente sottolineato, che ad esempio nel caso del videogioco l'orco che inizia a fare il tiro a bersaglio con Boromir, praticamente quando l'abbiamo salvato, se ci fate caso c'era un orco diverso, mi ero dimenticato di segnalarvelo, si chiama Lurz e non lo conosceremo tanto ora quanto faremo la campagna del male, quindi sì, effettivamente hanno dato un nome all'orco che uccide teoricamente o avrebbe dovuto uccidere il nostro amico Boromir. Ma ora più che mai, signori, direi che sono costretto a lamentarvi che tempo tiranno e ci becchiamo nel prossimo episodio.